ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video make-up perché andremo a ricreare, ovviamente, il trucco della Sailor Week. Ovviamente dopo vi lascio la clip. Comunque, cos'era Sailor Week? Ho ricreato. Ho l'affanno perché sono scesa. Ho ricreato ovviamente tutte le guerriere Sailor, da Sailor Moon a Sailor CB Moon, tutte quante. Ovviamente, quando le ho ricreate, ha vinto Sailor Saturn. Davvero, non ho i capelli lisci come nella foto che vi lascio qui. Ovviamente perché qui non ho fatto la piastra. Ma uno perché non la sto facendo tutti i giorni e due perché troppo caldo per farla. Ovviamente mi sono anche cresciuti i capelli, quindi non è così tanto credibile. Cercherò di ricreare lo stesso make-up che ho avuto per Sailor Saturn. Avevo fatto una base e ho utilizzato il mio correttore di Astra. Volevo dire una cosa, ho fatto questa idea perché è andato molto carino e poi Sailor Moon è uno dei miei anime preferiti e si vede perché c'è una mensolina da c'è solo Sailor Moon e ovviamente io adoro Sailor Moon, mi piace tantissimo e praticamente ha vinto Sailor Saturn perché ho ricreato, appunto, ero molto più fedele delle altre Sailor. Io mi sono divertita tantissimo a farlo, ora sto facendo un'altra week che si chiama Makeup Hobby History. Ovviamente sto ricreando tutte le epoche, i trucchi dell'epoca dal 1910 al 2020, appunto, e per far vedere quanto il make-up nella storia sia veramente cambiato. Il colore predominante di Otaru è il viola e io potevo non utilizzarla e quindi ho utilizzato la Norvina e vi faccio vedere come ho ricreato il look. Non ci fate caso della qualità della palette perché è tutta così, dopo vi spiego anche il perché, non so se ve l'ho raccontato, ma ve lo rispiegherò. Ovviamente io prendo i pennelli e cominciamo già a farci belle. Questi sono i colori, avevo messo tipo un colore opaco, quindi Passion, Celestial e Celestial. Quindi ho preso questi tre colori qui e ne ho messi appunto sulla mia palpebra. Passion l'avevo messo all'esterno qui e l'avevo tamponato per poi sfumarlo così. Comunque, vediamo un po' delle curiosità di Otaru. Le avevo scritte anche su Instagram, ma per chi non conosce Sailor Moon, ve le dico io. Otaru è la guerriera del sistema solare che viene risvegliata solo trovata le tre altre Sailor del sistema solare esterno che hanno i tre amuleti. Ovviamente la sfera per Setsuna, che è Sailor Pluto. Ovviamente lo specchio di come si chiama, Michiru, e ovviamente la spada di, come si chiama, di Sailor Uranus, che mi dimentico sempre il nome, Aruka. Ovviamente queste Sailor qui hanno questi elementi, ovviamente devo risvegliare appunto, non vogliono risvegliare appunto, che è Sailor Saturn, che poi in realtà perché si dice che è la Sailor della distruzione e un po' fa venire l'apocalisse. Lei è una ragazza che ha appena perso sua madre e vive con suo padre che è veramente pazzo. Ovviamente lei non è che impazzisce, però viene un po' soggiogata da questa cosa, l'unica amica che troverà in CB USA. Ovviamente, praticamente, lei si affezionerà molto a CB USA perché le due diventeranno molto amiche e si aiuteranno tantissimo. Questo è il trucco che ho fatto su per giù per Otaru. Non lo so se è così perché non me lo ricordo più, non ho manco visto la clip e fare di fretta. Che sfadata. Ovviamente, comunque, questi sono tutti i colori appunto sul viola che avevo usato e mi piace veramente un casino questo trucco.
Ovviamente faccio anche l'altro occhio off camera. Appunto, il padre è mezzo folle e praticamente voleva trasformare la propria figlia in un mostro e ci riesce. Però Sailor Moon la salva e ovviamente finisce così. Ovviamente ritorna bambina e da quando ritorna bambina viene affidata poi alle Sailor del sistema solare esterno, che poi la risvegliano e non diventa più appunto della distruzione, quindi la sede della distruzione, ma la stella della rinascita, perché appunto è rinata, crescerà molto in fretta. Ora faremo molto breve, molto velocemente la base e vi dico cosa ho usato. Come primer viso avevo utilizzato quello di Rimmel London, quello opacizzante, però non ce l'ho più. Ora utilizzo questo qua, il Face Studio Prime di Maybelline, che mi sta piacendo. Il beccuccio è così, è proprio a punta e va così, e la differenza di che non è bianco è praticamente color, cioè è color pelle, però una volta steso diventa bianco. Questo primer qui, a parte che opacizzante, minimizza anche i pori, per cui quindi se avete una pelle misto grassa, in questo periodo a me appunto è misto grassa, è perfetto. Come fondotinta, visto che lei è molto chiara, ovviamente perché è una ragazza cagionevole, avevo usato questo qui che è leggermente più chiaro di me e si chiama il Fit Me di Maybelline, che è il Matte Porcelain. Però, visto che mi sta finendo, voglio utilizzare l'altro che ho salito sopra. Useremo oggi appunto il Conceal Redefine di Make Up Revolution, colorazione F2. Sono molto contenta perché molte ragazze nel periodo estivo devono cambiare fondotinta. Io non ne ho proprio bisogno perché non prendo molto sole. Ovviamente non lo prendo perché sono un po' ansiosa ultimamente e non so se andare a fare un giorno in mare in piscina o starmene a casa. Cioè, io potrei anche andare a qualche parte, ma ovviamente non me la sento io perché sono molto ansiosa e ho paura. Ho veramente tanta paura. Visto che i casi stanno risalendo, la mia paura è ovviamente aumentata. Il correttore metteremo sempre il mio solito di Astra, che è il Long Stay, colorazione 01, che è la più chiara. Però a me mi sta bene, a me non si dice, a me sta bene così. Lo mettiamo un po' ovunque. Comunque voi che farete quest'estate? Andrete a qualche parte, a mare, in piscina, dove andrete? Fatemelo sapere giù nei commenti. Le ciglia avevo utilizzato questa qua di Essence che si chiama All About Matte. Mi piace molto questa ciglia perché è traslucida. Ovviamente faccio un soft baking e la metto sulle zone da settare. Io la metto ovunque ora perché cioè, tendo a lucidarmi più facilmente. Color, blush e highlighting, avevo usato questa palette qui, che devo dire che non è niente male, è una palette illuminante, però questi due colori, come dico sempre, per me sono molto scuri e appunto non è che io posso mettermeli da illuminante perché sono pigmentati per il mio tipo di pelle. Ovviamente le utilizzo da bronzer e questi qui sono due perfetti blush, però se messi poco possono fungere anche da illuminanti. Ovviamente non ci dimentichiamo del setting spray che mi sta anche quasi finendo, infatti lo utilizzo di inclinato per far uscire il prodotto. Come illuminante invece utilizzo questo colore più chiaro qui. Dopo aver completato la base utilizziamo appunto Passion per metterlo sotto, è quello che avevo fatto anche lì, questo me lo ricordo perfettamente. Forse mi ricordo, avevo messo tutto al contrario, però volevo fare così. Il dramma l'ho messo all'interno e sarete nel centro, però non mi piaceva, però mi piace più così. Mentre nell'angolo interno avevo messo Dreamer, oppure no, Wild Child perché era rosa. Mi piace molto più rosa. Perfetto, allora come colore da mettere qui metto Base, questo colore qua base appunto, e lo metto proprio qui col dito. Non potete mai capire il disagio, ragazzi, il disagio. Anche la matita occhi perché la Misi mi ricordo e la Misi qui sotto e la mettiamo anche quest'altra volta. Utilizzo la matita di Astra che mi è arrivata insieme alla palette Eden Escape
che ho fatto anche un video, quindi per chi non l'ha visto andatelo a vedere. Ovviamente utilizzo lei e la metto sotto gli occhi. Finalmente giungiamo alle labbra perché non ne posso veramente più perché mi stava cadendo tutto. Comunque, sulle labbra ho messo Move On Me di Clear Makeup. Mi sono dimenticata di fare le ciglia, le faremo dopo e faccio anche le sopracciglia dopo. Quindi facciamo tutto con calma, non vi dovete preoccupare. Faccio le sopracciglia, utilizzo anche il piegaciglia visto che ce l'ho e sono ossessionata da lui. E piego le ciglia e metto il mascara. Questo è il look finito, ora vi faccio vedere a luce naturale. Grazie per aver guardato questo video. Madonna, veramente tante grazie. Allora, avevo messo anche un gloss, però l'ho dimenticato giù. Ragazzi, la testa non ce l'ho più. Comunque, mi piace veramente tanto. Forse non era Move On Me, ma ho messo quella della L'Oreal, se non mi sbaglio. Però, comunque, ci sta bene lo stesso. Questo è quello che ho ricreato nella Sailor Week. Grazie per avermi sostenuta nella Sailor Week. Ora, vi invito ad iscrivermi anche a tutti i miei canali, soprattutto a quello di Instagram, dove sono attiva al 100%, dove carico le mie week, carico le mie foto e mi ci diverto sempre tantissimo a fare ciò che amo fare, a discapito degli haters, perché mi è stato detto di tutti i colori. Vi faccio un breve riassunto. Mi è stato detto che non so truccarmi, che i miei occhi faccio sempre a macchie, ovviamente, che praticamente non, che sono rivoltante, sono così, diciamo, infantile da fare queste cose, però ovviamente, io quello che faccio, sappiate, lo faccio sempre con tanta passione e con tanto amore. Che sia canto, che sia lettura, che sia trucco, perché io adoro fare tutte e tre cose. Quella che mi piace fare in assoluto è cantare, appunto, però mi piace anche molto truccarmi perché mi concentro, mi diverto e mi rilasso. Ovviamente, non sto qui a dirvi che io sono una makeup artist, non sono una makeup artist, sono una semplice appassionata di makeup, non ho fatto nessuna accademia, tutto quello che ho imparato è tutto frutto di YouTube e di libri. Ovviamente io, da quello che ascolto su YouTube, quello fa. Io vi saluto e ringrazio tutti voi per aver guardato questo video. Vi do un grosso bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!